Ok, salve a tutti ragazzi, oggi per Transformers Italia recensiamo lo Shura King SRK01 Thundertronus, ovvero questo nuovo prodotto di questa nuova ditta, il G-Studio, ovvero G-Creation, che ci propone questi fantastici combiner, diciamo questi, i Dinobot in questa veste fantastica di questo combiner che sulla carta dovrebbe essere bello, grande e massiccio. Una cosa che apprezzo molto è che finalmente o almeno questo studio permette ai creatori di potersi firmare, infatti qui c'è il nome dei due creatori, o credo dei due designer del progetto. Ovviamente stiamo parlando, diciamo, stiamo in questa piena tempesta dei Dinobot, quindi abbiamo almeno tre ditte che ci stanno facendo i Dinobot per la classe MP. Tre ditte almeno che ci stanno facendo i Dinobot per la classe Generation, e effettivamente qui stiamo in completa classe Generation. Vediamo il box, bello grande, apprezzo molto il disegno del modello, ma soprattutto la litografia dello Shura King completo dietro, alle spalle del modello. Scatola solida, bella grande, bella solida, e con dietro praticamente le classiche modalità, quindi modalità Dinobot, modalità robot e modalità gamba. Ok, vediamo subito, facciamo entrare il nostro protagonista, ovvero Thundertron. Eccolo qua, in tutta la sua bellezza. Thundertronus, scusatemi. In tutta la sua bellezza. Allora, un inizio così di primo acchito. Pieno, pieno di particolari. Effettivamente all'inizio non mi piaceva molto, lo sto rivalutando molto adesso che sto facendo le prove per la recensione, mentre stavo facendo le prove per la recensione. Bello massiccio, bello pesante, diciamo come impressione ha quella di essere un G1 attualizzato al 2015. Non hanno fatto come Fans Project, quindi una rielaborazione del personaggio, ma sono rimasti semplicemente nel prendere il G1 e riadattarlo per il 2015. Quindi abbiamo tutte le parti cromate dove erano cromate, come vedete sulla testa del robot le parti trasparenti e il petto trasparente. Ovviamente si porta dietro tutti, diciamo, in parte i difetti che erano quelli del G1. Diciamo, mobilità anche qua, diciamo, potremmo dire al top. Io già vi ho detto i dettagli sono parecchi, è molto molto bello. Adoro la testa, il petto, la testa, vediamo se riusciamo a zoom a metterla a fuoco. Come vedete, diciamo, una testa sicuramente ben scolpita, anzi, ottimamente scolpita, forse diciamo. Il volto è quello che colpisce di più del robot, oltre la taglia. Diciamo, oltre la taglia, direi non così grande come uno ci si può aspettare. Vediamo dopo un confronto un attimo con altri prodotti della stessa taglia. Diciamo, è un bel Voyager, un classe Ultra, insomma, forse un po' più piccolo di un classe Ultra. Dicevamo, articolazioni, c'è cioè l'articolazione della gamba. Fino a un certo punto, purtroppo, perché purtroppo il backpack dietro della coda ne impedisce in parte il movimento. Comunque abbiamo le anche, abbiamo il bacino, il piede è mobile, quindi permette anche abbastanza posabile. Gomito, rotazione 380 gradi del gomito. Quello che effettivamente non manca è purtroppo l'articolazione della spalla, che praticamente a causa della trasformazione in gamba delle braccia, in gambe del brontosauro, la spalla, come vedete, non può fare movimenti superiori a questi che gli sto facendo fare io, purtroppo. No, scusate. Vedete? Questa l'avevo completamente. Non so se voi non ci avete fatto caso, io ci ho fatto caso adesso. C'è questo engine all'interno che si può allungare e quindi far uscire le spalle, e questo permette di poter aumentare sicuramente il movimento delle braccia del modello. Certo, allarga forse un po' troppo il modello, si vede questa specie di stecchetta che lo unisce, però diciamo, ritiro quello che stavo dicendo sulla non posabilità delle spalle, perché l'ho scoperto adesso che c'è questo accessorio. Diciamo, forse potremmo provare a
in parte a reinserirlo all'interno, insomma, in questa maniera e quindi diciamo estenderlo solo quando serve per la posa, diciamo, per ottenere una posa dinamica. Diciamo, sicuramente migliora, visto che riusciamo adesso ad allargare le spalle fino a questo punto. Per adesso rimettiamolo come prima, diciamo abbastanza duretta come articolazione. No. Ok, eccoci qua. A posto. Vediamo gli accessori con cui viene fornito. Abbiamo la spada e il cannone. Allora, molti si sono lamentati del fatto della presenza di due cannoni, tutti e due destri, come della presenza, effettivamente c'è una presenza di la presenza di due spade. Secondo me questo viene spiegato dal fatto che dovevo uscire con una spada e un cannone e secondo me invece decidendo all'ultimo, hanno deciso di raddoppiare la spada e di raddoppiare i cannoni, ovviamente avendo solo il mold di un cannone, in questo caso destro, hanno semplicemente moldati due cannoni e fatto così. Realmente non servono neanche per la combinazione in Gestalt, quindi diciamo non credo che ci siano problemi. Probabilmente, e secondo me, se continuano su questa strada, quando faranno il secondo membro in uscita purtroppo per giugno-luglio, sicuramente lo Slug, il loro stegosauro, avrà probabilmente due cannoni sinistri. O che so, magari sempre due cannoni destri, non so, no, non saprei. Sempre se sono uguali a questi. Allora, i cannoni si possono in questa modalità robot, ovviamente, nonostante sia scolpito il manico, possono essere impugnati solo dal perno, quindi in questo caso qua perfettamente, oppure c'è questo perno che può essere sfilato all'interno e possono essere inseriti qua sulle spalle. Ovviamente, avendo tutti e due lo stesso tipo di cannone, se li mettete entrambi sulle spalle, risulterà che uno è un po' più alto, diciamo, uno avere questa asimmetria che uno praticamente avrà il caricatore verso l'interno e l'altro lato avrà il caricatore verso l'esterno. A questo punto, invece, le spade possono solo essere impugnate e non agganciate da nessun'altra parte, quindi gliele possiamo mettere in mano solo in questa modalità, nella modalità robot. Un altro accessorio con cui arriva, ovviamente, è il piede del combiner, che è eccessivamente enorme, è spudoratamente enorme, come vedete, in altezza è alto quasi quanto lui. Se proprio vorremmo corazzarlo totalmente, il piede può essere separato in due parti. In questo caso, abbastanza rigido. Quindi avanzano semplicemente queste due parti che sono i due perni del piede. E il piede può diventare, diciamo, separato così, sono due grossi cannoni da poter inserire, sempre allungando questi perni, che possono essere inseriti o sulle spalle o sulle gambe, sia in modalità robot sia in modalità cannone. In questo caso posso farvi vedere come stanno sul braccio, quindi che so, allora li possiamo mettere o da questa parte facendo vedere, ma io preferisco metterli con questa parte qui chiusa, quindi o lo possiamo inserire così, quindi ad esempio alzandoli così e piegandoli di 90 gradi in questa maniera, ecco qui. Diciamo, è eccessivamente grande, io credo che nessuno lo esporrà qua in questo modo. Oppure li possiamo agganciare qui sulle gambe e metterli come base. Forse qui è un po' più sensato, un po' più, se proprio lo volete corazzato, intanto che aspettate la modalità combiner, lo potete tranquillamente inserire a sta maniera. Ecco qua, diciamo. Ecco, Thundertronus, anzi, armato fino ai denti con tutta la modalità, sembra quasi un a me ricorda molto l'Ultra Zord dei Power Ranger, ve lo devo dire, con questi cannoni, tutti questi cannoni, le spade, insomma sicuramente è un bel progettino. Il mio l'unico difetto che ha è questa manina che è un po' molle e se ci metto il fucile mi si abbassa, però diciamo niente di che, credo che statisticamente queste cose succedono, nessun difetto. Veniamo sicuramente ai giudizi sulla plastica. La plastica è molto buona, non a livello di Fans Project o di MMC,
Credo che sia un livello di una plastica Toy World. Non so se è un difetto tipico della plastica grigia, perché ha le stesse striature sulla plastica della mescola che hanno tutti i Transformer delle 3P fatte in grigio, quindi dal Toy World Egemond a... ad altri prodotti che usano questo tipo di plastica. Per adesso l'unica plastica grigia che ho visto non avere questo difetto è la plastica dei Dinobot di Fast Project, che realmente è una plastica con una mescola più scura, non grigio chiaro ma è un grigio scuro. Quindi credo che tutte queste venature sulla plastica dipendono da questo colore di plastica, comporta questo tipo di striature o venature. Ok, veniamo alla trasformazione. La trasformazione è abbastanza semplice, ha altra chicca, soprattutto lo sportellino che si apre richiamando il vecchio sedile per il diaclone. Realmente c'è anche un grosso spazio qua dentro, quindi volendo, se qualche 3P si azzarda, sarebbe possibile fare dei piccoli diagloni da inserire dentro. Allora, veniamo alla trasformazione. Diciamo, la parte più facile è la parte interna del corpo. Diciamo la parte frontale del Dinobot. Dobbiamo aprire la cabina di pilotaggio, inserire all'interno la testa. Se vi serve una mano, il petto si tira in avanti leggermente, quindi potete tranquillamente aprire il petto in avanti e sistemarvi la questione. Richiudiamo le mani, apriamo e le chiudiamo come tutti, quindi molto semplice da fare. Anche qui richiudiamo di nuovo e le giriamo in questa maniera. Ora, non vorrei aver toccato il meccanismo della spalla, ma secondo me vanno spostate leggermente all'indietro, infatti. Quindi rispostiamo la spalla in questa maniera, verso il basso. Allora, se lo trasformate, spostate le spalle verso l'alto, per la modalità dinosauro dovete rischiacciarle in questa maniera. Ok, giriamo e chiudiamo questo perno. Ovviamente abbiamo già fatto parte della parte frontale. Tiriamo in alto la testa del brontosauro. Ah, una cosa che dobbiamo fare, è che io ho lasciato perché stavo provando la modalità gamba, dobbiamo chiudere il perno di combinazione. Allora, il perno di combinazione è l'unica cosa, è l'unica nota stonata, perché è estremamente duro e qualcuno potrebbe trovarlo piacevole. Il fatto è che non si riesce né a rimettere in posizione né a girare in mano. E la cosa bella è che proprio nelle istruzioni vi invitano a prendere un cacciavite, inserire il cacciavite o un oggetto metallico all'interno e in questo caso continuare a rimettere a posto il perno. Quindi ve lo faccio vedere anche in questa video recensione. Dobbiamo prendere semplicemente un cacciavite, un oggetto metallico, un oggetto di legno, non lo so, qualche cosa, e spingere finché non riusciamo a farlo girare e quantomeno, ecco qua, inserirlo dentro. Come vedete è duro, non riesco neanche a schiacciarlo con le dita. Ora semplicemente prendiamo la testa del dinosauro, qua ci sono queste due clip che si inseriscono qui all'interno di altre due clip, e spingiamo finché non sentiamo il clack. Ecco qua, a posto. Quando sentiamo questo clack, la testa è completamente in posizione. Allora, per le gambe forse la parte è un po' più divertente da trasformare, perché dobbiamo fare qualche leggero passaggio in più, ma semplicemente leggero. La prima cosa è separiamo la coda, anzi allunghiamo la zampa e ruotiamo in questa maniera. Stessa cosa, allunghiamo la coda, separiamo la coda dall'interno, ruotiamo in questa maniera. Ora semplicemente possiamo chiudere. A questo punto prendiamo anche questo tallone, che sarà poi quello che tiene quasi tutto il Dinobot in modalità unita, e lo apriamo così. Allunghiamo anche questo e lo apriamo in questa maniera. Stessa cosa quest'altra gamba, stacchiamo il tallone che dà equilibrio, lo allunghiamo e lo schiacciamo in questa maniera. Ora semplicemente chiudiamo il corpo di dinosauro. Ah, ovviamente classica rotazione di 180 gradi del bacino. Qua forse la copertura in cromo conviene chiuderla dopo, perché serve per unire. Allora, a questo punto chiudiamo, ruotiamo di 180 gradi le gambe, come ormai siamo abituati a fare da qualsiasi Dinobot, dalla
dalla G1 in poi. Anche qui ricordate il bacino, dovete leggermente schiacciarlo verso l'interno in questa maniera, in modo che formi non più una T ma una Y. Poi, diciamo, quando cercherete di sistemare, di far combaciare i due componenti della gamba, andate tranquillamente, diciamo, si allineano da soli. Però ricordatevi che non deve rimanere a T, ma deve prendere questa forma di Y. Ok. Chiudiamo in questa maniera. Diamo una pseudo allineata e la chiudiamo insieme. Ecco fatto. A questo punto controlliamo che tutto l'interno sia ben allineato. Allora, la prima cosa da fare è poi continuiamo a far ruotare la coda in modo che anche la coda venga allineata. La dobbiamo inserire all'interno e allunghiamo la puntina. Stessa cosa per quest'altra coda, ruotiamo di 180 gradi. Finché vedete che c'è questo perno si inserisce all'interno, quindi inseritelo subito, se no poi dopo vi... non riuscite a inserirla, allungate la coda sempre in cromo e a questo punto siamo pronti per chiudere le due parti. Anche qui, come vi ho detto, il tallone si chiude, il tallone di 180 gradi in questa maniera, e quando le due metà sono pronte dovete semplicemente allinearle e inserirle. Diciamo, questo è l'unico passaggio leggermente complicato di tutta la trasformazione. Adesso allarghiamo leggermente, ecco qua. Ok, allora il trucco che vi posso dire è sicuramente cercate di allineare queste due parti. Una volta che queste due parti sono allineate e si incastrano perfettamente tra loro, il resto si incastrerà alla stessa maniera. Quindi diciamo, concentratevi su questa parte se non riuscite a allinearlo subito al primo tentativo. Continuate, una volta allineate quei due, diciamo, il resto, come sentite, il resto del corpo si allinea da solo. Diciamo, quella è la parte che guida tutta la trasformazione del corpo. Quindi procedete a chiudere tutti i perni e pernetti vari ed eventuali. Ecco qua, controllate che la coda sia rientrata. A questo punto allungate le zampe, tirate fuori l'artiglietto, anche qua, risistemiamo le zampe. Un'altra volta l'artiglio in modo che sia uguale, e a questo punto non ci resta che chiudere la cromatura. Come vedete, qui c'è un perno, questo perno va infilato in questo foro, è per questo che l'ho lasciata poi, nonostante ve l'abbia fatta vedere, abbia trasformato all'inizio la parte superiore del robot, ve l'ho fatta vedere dopo. Ora diamo un'allineata alle gambe. Ecco qua, un bel sludge in Dino Mode. Dinosauro, molto molto bello, effettivamente è tozzo. È anche lui, quando lo trasforma, ha questa sensazione di giocare con un G1. Effettivamente la coda non si muove, il collo non si muove, si può muovere la testa. Vi ricordate, insomma, il Fans Project Columpio che avete visto, si può tranquillamente a tutta la testa con tutti i punti di snodo, o ad esempio sempre il Triceratopo della Fans Project alla coda snodata. In questo caso è un grosso blocco di plastica, bello pesante, bello tozzo. Effettivamente hai la sensazione di giocare con il G1, sicuramente è un feeling che io, come vi ho detto, non apprezzo più molto, però parecchia gente sono sicuro che sarà soddisfatta anche di questa modalità dinosauro, perché ricorda veramente tantissimo il G1. Anche qui possiamo procedere a corazzarlo nella migliore delle maniere. Se vogliamo una corazza leggera, possiamo tranquillamente inserire i cannoni sulle gambe posteriori. Ecco qui, quindi in questa maniera. Oppure, se lo vogliamo corazzare ancora di più, possiamo spostare questi cannoni sulle zampe anteriori, così, e prendere sempre i cannoni che vengono formati dal piede e inserirli invece sulle zampe posteriori.
in questa maniera. Eccolo qua. Così veramente a me ricorda tantissimo e dico tantissimo l'Ultrazord dei Power Ranger. Ok, veniamo alla modalità gamma. Alla modalità gamma, praticamente possiamo partire in parte dall'Alt Mode, non completamente. Allora, riformiamo intanto il piede. Quindi dobbiamo prendere le due metà dei due cannoni. Inserirci il perno per la caviglia all'interno. Inserirci allora quest'altro blocco plastico. Realmente non ho capito bene a cosa serva, però c'era. Io potete farne tranquillamente a meno se non si scopre poi che nel combiner serve per magari aumentare la stabilità, però realmente io ho provato tranquillamente, a un certo punto me lo sono dimenticato, quindi ovviamente le due parti del piede si uniscono tranquillamente senza questo blocco plastico. Probabilmente è forse serve d'appoggio per la figura, però realmente non mi sembra che serva poi tanto. Però insomma c'è e lo mettiamo. Ok, il piede, già possiamo fare una prima analisi sul piede, diciamo permesso il movimento così, e poi abbiamo la caviglia su ball joint che gli permette di fare varie posizioni, molto rigida comunque, devo dire. Non vorrei che ci fosse qualche problema che magari girando, tirando si possa spezzare, però non credo, mi sembra abbastanza solida. Allora, modalità gamba dobbiamo in qualche maniera, allora ovviamente dobbiamo rimuovere la testa e fare quell'operazione che vi ho detto, cioè inserire un cacciavite all'interno del perno di connessione e tirarlo fuori. A questo punto io, come vedete, sto forzando con... Forse questa è l'unica nota negativa, perché capisco che posso aumentare come si dice? Capisco che posso aumentare la rigidezza del combiner, della porta, però effettivamente è bello duro. Io quasi quasi proverei ad allentare queste due un attimo, queste due viti, e vedere se in qualche maniera si risolve, in qualche maniera si risolve, cioè si risolve, si ammorbidisce leggermente. Ok, fatta questa operazione, come vedete qui ci sono due perni cromati, dove si devono inserire i due perni che sono qui all'interno, i due fuori all'interno della zampa, in modo da rimanere bloccata in posizione. Allora, state attenti, perché questo forzano un po' questi due perni. Infatti a me già mi si è tolta la cromatura, il rosso cromato del petto, però sono due perni, quindi non è un problema. Sono un po' duretti, quindi dovete spingere finché non si incastrano le zampe. Per ora li lasciamo così, poi le dovremmo ripiegare a 90 gradi, ma questo è un passaggio che facciamo un attimo dopo. Ora separiamo le due metà, quindi allargando le due ali, e dobbiamo prendere questo blocco e ritrasformarlo, separarlo e trasformarlo come se stessimo mettendolo quasi in modalità robot. Quindi risepariamo tutto un'altra volta. Incastrato un po' troppo bene. Ok, a questo punto riapriamo tutto e in parte anche qua la coda la ruotiamo a questa maniera, ecco qua, e in parte lo rigiriamo. Però invece di mettere la gamba, anzi lo rigiriamo. Ecco qua, quindi proprio come se lo stessimo trasformando il robot. Riruotiamo un'altra volta il bacino. Solo che invece che rincastrarlo in questa maniera, riruotiamo come se volessimo trasformarlo in modalità robot. Scusate, in modalità bestiale, però in questa maniera. Ora qua dobbiamo stare attenti alla parte posteriore,
per il semplice fatto che dobbiamo far passare la coda qui, quindi da questa parte qui. Quindi ovviamente per adesso spostiamo un attimo le gambe del dinosauro in avanti, che ci possono infastidire. Ruotiamo sempre il tallone, anche lui farà il solito gioco, cioè una volta che riusciamo a allineare i due talloni praticamente riusciamo nell'impresa. E a questo punto facciamo entrare, passare all'interno la coda. Ecco qui. Un attimo che dovremmo riuscire a... Ok. La ruotiamo all'interno in questa maniera finché non si allinea con la schiena. Ora rivediamo, diciamo, con quest'altra gamba il passaggio in una maniera forse un po' migliore. Allora partiamo come se stessimo trasformarlo in modalità robot. Prepariamoci e spostiamo per ora la gamba del dinosauro in avanti. Apriamo completamente il tallone, anzi abbassiamolo direttamente così in modo che ci dia meno fastidio possibile. Allineiamo subito la coda in questa maniera. Anzi, per adesso la teniamo aperta in questa maniera. Facciamo scavallare la gamba all'interno fin quando non si chiude, così. O quantomeno finché non è in parte chiusa a questa maniera. Torniamo al discorso della coda, che dobbiamo far scavallare verso l'interno. Ecco qui. E la ruotiamo fin quando questo pannello non si allinea. Questo forse è l'unico passaggio complicato. Anche qui quello che fa da padrone è sicuramente la... Intanto controlliamo che qui sia tutto chiuso. Bene, perfetto. Controllando che tutti i clac siano al loro posto. Sentite tutti i clac clac. Richiudiamo il tallone un'altra volta. Così. Ah, bene. Scusate. Facciamo così. E poi lo ruotiamo. A questa maniera. Anzi, a volte diciamo ci può stare questo. Quindi ruotiamo qui. E chiudiamo. Così. Stesso discorso per l'altro tallone. Ruotiamo. Lo allineiamo e poi richiudiamo verso l'interno. E a questo punto procediamo alla chiusura completa, facendo passare e scavallare questo pezzo oltre la coda. Qui, se non vi si chiude bene questa parte, è perché non avete premuto bene all'interno le due gambe. Quindi sinceratevi che le due gambe siano ben premute verso l'interno. Ecco fatto, lo facciamo scavallare all'interno e ovviamente quando questi due pezzi sono perfettamente allineati la chiusura sarà quasi automatica. Ovviamente noi a questo, in questa configurazione, diciamo, lo facciamo dopo, perché effettivamente conviene chiudere una volta che il piede è inserito all'interno. Qui dentro ci sono due fori, credo che qua riuscite a vederne uno, però sono doppi, quindi dobbiamo inserire questo pezzo con due perni maschi all'interno della gamba in questa maniera. Una volta che più o meno avete allineato almeno i primi due perni, quello che c'è da fare è semplicemente prendere e schiacciarle e chiudere le due metà. Se tutto è allineato bene, tutte le due metà. In questo, diciamo, devo dire che c'è una buona qualità, mi sembra effettivamente di lavorare su un prodotto Fans Project, nel senso che se tutto è bene allineato fila tutto liscio. Se c'è qualcosa che non è bene allineato, probabilmente ci possono stare degli incastri. Quindi controllate sempre tutto se non vi si chiude bene prima di forzare, che magari avete un attimo avuto qualche piccolo problemino, avete qualche piccolo problemino d'allineamento, oppure magari parte della c'è qualche plastica che dà fastidio. Come vedete, io ad esempio sono riuscito adesso a mettere tutto tranquillamente bene, tranne riuscire a chiudermi questa parte centrale, che ora sono riuscito. Ora riprendiamo le gambe che abbiamo spostato avanti. Diciamo, è una parte leggermente frustrante questa di far passare la coda e di chiudere questo blocco, però una volta capiti i passaggi fondamentali riuscite a farlo senza troppi patemi.
Stessa cosa, qui ci sono, c'è un perno. All'interno della zampa c'è un altro perno che è lo stesso che poi la tiene unita nella modalità robotica. Ora, a questo punto, le istruzioni sono poco chiare perché dovete. Allora, le zampe si richiudono a questa maniera. Ecco qua. Lo sentite perché, come vedete, qua c'è un piccolo perno. Finché non entra qua e non sentite un clack. Ecco fatto. Gli artigli potete decidere voi, lasciarli così, insomma, è un piccolo particolare. Per ora li lasciamo aperti perché magari vediamo un attimo come sistemarli dopo. A questo punto potete richiudere il perno, scusate, le ali. Le ali cromate. Chiudere la testa del Dinobot in questa maniera. In modo che faccia che si appoggi sulla coda, e anche qui questi, se ho letto bene, diciamo, vanno messi in questa maniera qui. Ecco qua. Quindi, come vedete, poi diciamo gli artigli potete metterli come più vi aggrada. Insomma, io preferisco fare così: ruotate questo di 90 gradi e li chiudete così in modo che sembrino quasi che si mettano uno sopra l'altro. Oppure, se vi piace di più, semplicemente ruotate questo. Ruotate il superiore, diciamo, ma non c'è una modalità proprio perfetta per questi, per come nascondere questi artigli che puoi nascondere. Sono loro, quindi diciamo è completamente a vostro piacere, insomma, come metterli. Diciamo che li lasciamo così e stiamo a posto. Allora, vi dicevo, il piede, la modalità gamba è sicuramente bella grossa e imponente. Quello che le istruzioni è poco chiaro è se si mette così e il piede di Grimlock o il perno di connessione di Grimlock si inserisce a questa maniera, oppure bisogna, all'interno del petto c'è questa specie di leva, bisogna allungare il petto e farlo uscire in questa maniera. Io alcune foto dalle istruzioni non lo capisco. Su alcune foto ho visto che sta spinto in avanti, su altre foto invece mi sembra di no. Quindi non so, probabilmente è una cosa che scopriremo quando arriverà Grimlock. Come vedete c'è questo gap tra i due e qua ci sono due clip che mi sembra qualcosa, quindi non vorrei che effettivamente tutta la gamba di Grimlock si inserisce all'interno e il connettore è sul ginocchio. Però per ora diciamo la gamba è questa. Allora, sicuramente, allora per adesso la rimettiamo a posto in attesa di informazioni più ufficiali sulla trasformazione della gamba. Allora, sicuramente è bella grande, è bella pesante, molto lo fa la zeppola del piede. Ovviamente è posabile, come vi ho detto, c'ha la caviglia che può ruotare, o ad esempio vogliamo provare a fare una posa dinamica, ad esempio come se stesse camminando, spieghiamo il piede, chiudiamo e riusciamo, ora ovviamente questo sta accadendo, però riusciamo a fare quasi una posa di una gamba che sta camminando verso, sta camminando in avanti. Per termine di paragone, per dimensioni non ho qui sotto mano, aspettatemi un secondo. Vediamo se riesco a prendere. Una gamba del Terrarex senza distruggerlo. Ecco qui. Scusate, con Bovis di Ferrarex. Come vedete, effettivamente ci stanno almeno, scusate, riflesso, ci stanno almeno connettore, porta di connessione, ci sono almeno 2-3 centimetri buoni. Quindi sicuramente questo sarà un oggetto che è più grande di Ferrarex. La zeppola aiuta, ma non così tanto, perché a parità di, se li allineiamo allo stessa altezza, diciamo il connettore rispetto a quello di un Ferrarex è sempre circa a 1 cm più in alto. Bene, signori,
che dirvi? Buon prodotto, come brava la G Creation come primo esordio. L'unica cosa che mi lascia un po' così è sicuramente il design G1 spinto, però non può essere un difetto, ma più che altro è un mio gusto personale. La qualità è ottima. La plastica è buona, non eccelsa, ma credo che sia un difetto tipico di questa plastica grigia, perché tutti i Transformers D3P o ufficiali visti con questa plastica grigia hanno tutti questo difetto delle striature e sembra in qualche maniera cheap. Insomma, signori, bel prodotto e da comprare in ottica, sia se volete dei Dinobot G1, che ricordino i G1, perché questo è veramente sembra di giocare con un G1, sia se sbavate per i combiner e volete finalmente un Dinobot combiner bello, grande e sicuramente che può rivaleggiare con tutti gli altri combiner usciti fino adesso. Grazie a tutti e alla prossima recensione.